Allora, spostiamoci un poco verso, andiamo anche un po' verso, c'è anche Vito Grassi che abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi. Signori e signori, il taglio del nastro della sede del Napoli Basket. Grazie davvero di cuore. Mi permetto, prima di iniziare i saluti istituzionali, di fare anche un grande applauso alla grande squadra con Igor Milicic, Pedro Iotto, la squadra che domani giocherà ovviamente alla Giulia di Arena Palma, al più con la partita contro Pesaro. Grazie a tutta la squadra, allo staff tecnico, amministratore Alessandro Della Santa, do il microfono a te per i saluti e ovviamente per un saluto da parte di tutti. Grazie. Grazie Gianluca. Grazie a tutti gli intervenuti, siete davvero tanti, numerosi. Prima di dare la parola al dottor Carmine Nino Capasso, come nostro padrone di casa, tra l'altro in questa stagione anche il nostro sponsor sulla divisa della prima squadra, dare la parola alle autorità civili e sportive, ringrazio di essere qua con noi, a tutti i nostri soci. Naturalmente ci tenevo a ringraziare il dottor Riccardo Gattola per l'ospitalità che ha concesso a Napoli Basket in questi 6 anni di gestione di questa compagine sociale. Vi rubo pochissimo tempo solo per dire che come abbiamo la nostra squadra, qua abbiamo i dirigenti, l'ha già citato Pedro, direi anche il nostro direttore sportivo Giuseppe Liguori, Igor e il suo staff, che ha necessità di un campo, di una palestra, di uno spogliatoio. C'è anche un'altra, per performare al massimo, come stanno facendo, c'è anche un'altra squadra, io la chiamo una squadra invisibile, che sono i dirigenti, che sono i collaboratori, che sono tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte e che hanno bisogno, per lavorare bene, di una sede. Oggi questa sede ce l'abbiamo. Comunque voglio ringraziare tutti i soci che ci sostengono da un punto di vista economico e finanziario, ma soprattutto la loro passione, la loro visione nel portare avanti questa progettualità, e Carmine Nino Capasso, ho avuto la fiducia qualche mese fa di dire ok, gli apro le porte di questa location che per quanto mi riguarda è straordinariamente bella, non solo perché siamo qua, ma perché questa Napoli è unica. Tutti insieme, perché siamo davvero tutti insieme, istituzioni, società, sponsor, qua ne vedo tanti, abbiamo un unico obiettivo, l'abbiamo presentato quest'estate, quello di portare, e ci siamo già a Napoli ad altissimo livello, ma soprattutto di mantenerla ad altissimo livello, sia in Italia che in Europa. Mi fermo qua e la parola a Capasso. Grazie. Grazie all'amministratore, noi siamo orgogliosi e contenti di poter ospitare questo progetto, perché ci crediamo in questa Napoli che anche attraverso il basket può riprendersi. E peraltro siamo sponsor e questo è il nostro secondo anno, ci crediamo veramente tanto, perché effettivamente dopo il calcio a Napoli viene il basket e il basket è seguito, è molto ben guarnito e poi soprattutto ultimamente stiamo avendo grandi soddisfazioni. Io ringrazio anche l'amministratore della Napoli Basket, ringrazio tutti quanti i soci, poi sono anche tutti cari amici, e passo la parola al sindaco per i saluti, al presidente per i saluti istituzionali. Grazie a voi tutti. Buongiorno. Oggi sicuramente è una data importante per Napoli, perché aver inaugurato una sede con cui mettere un altro tassello a tutto quello che stiamo facendo in questi anni è un dato molto importante. È un piacere avere qui con noi il presidente Petrucci, il sindaco Manfredi, l'assessore allo sport Ferrante, un attimo di vuoto, ed è bello avere